Allora, su questa parete abbiamo messo tutte opere di pittura napoletana barocca, in particolare al centro un trionfo di pesci di Giuseppe Recco, monogrammato Cavalier Recco, quando lui era già cavaliere. Poi abbiamo messo due tondi divertenti di Baccanali di Andrea De Leone con Venere, Amore, il satiro che giocano e si frustano, quindi diciamo anche un po' solleticano l'osservatore. Sono sempre opere barocche di scuola napoletana. E qui sul fondo invece una coppia di nudi di Corrado Gia Quinto, importantissimi in quanto molto molto precoci. Sono delle opere dell'inizio del Settecento e hanno le loro cornici originali e i loro telai sono veramente due opere, oserei dire, da museo. Questo è il secondo nudo, quindi appunto uno sdraiato, l'altro disteso, sono in coppia. E per finire, forse l'opera più unica, diciamo in qualche modo più particolare, una natura morta di conchiglie e ostriche sulla spiaggia di Paolo Porpora, specialista della natura morta a Napoli sulla metà del Seicento, specializzato appunto in sottoboschi, nature marine, oltre che fiori, molto celebrato ai suoi tempi, e di una tale modernità che sembra quasi un'opera metafisica, quindi in questo senso un quadro antico che però potrebbe essere del Novecento.